Tramontana monta la protesta dei residenti di Casoni, gli espropriati si sentono abbandonati e presi in giro. Il sindaco di Bassano Riccardo Poletto oggi a Roma per cercare di salvare il tribunale, l'incontro con i vertici del PD. L'inchiesta MOSE, oggi sulla vicenda è intervenuta l'assessora regionale al lavoro Elena Donazzan. Metalba, oggi l'assemblea di lavoratori per capire le sorti dell'azienda il giorno dopo le dimissioni del CDA. Stamattina prima prova scritta della maturità, quasi 1400 studenti del Bassanese alle prese tra Quasimodo e l'Europa. Paura a Curtaroro per una fuga di gas, evacuati i capannoni e l'area industriale Transennata. Per tutta la giornata musica non stop sul ponte degli Alpini di Bassano con la doppia maratona pianistica. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati con l'appuntamento di Bassano TG. Come avete sentito dai titoli, iniziamo il nostro telegiornale con la Pedemontana. Monta la protesta dei residenti di Casoni di Mussolente, dove sta iniziando la bonifica bellica in vista del cantiere. Espropriati sul piede di guerra. Dobbiamo essere rispettati. Noi siamo stati abbandonati. Pedemontana, Casoni di Mussolente, residenti sul piede di guerra, sono iniziati i lavori di carottaggio della bonifica bellica in vista dell'avvio del cantiere della SIS, l'azienda incaricata alla costruzione della Pedemontana. I cittadini espropriati non riescono ad accettare di perdere non solo metri e metri di giardino, perché c'è chi perderà l'intera azienda agricola di famiglia e si vedrà passare le auto a pochi metri da casa, ma soprattutto non accettano la distruzione di quello che definiscono il cuore verde del paese, che finirà di battere per lasciar posto al cemento. E io mi chiedo, vale la pena di sacrificare tutto questo cuore verde per fare un mostro di strada così grande? Adesso l'amministrazione ha dichiarato di voler fare un po' da mediatore tra la SIS e voi che verrete espropriati. Sì, l'amministrazione sta facendo quello che non ha mai fatto in 15 anni. Di qua hanno sempre tutti parlato di benefici e qua vediamo i benefici. Anche il signor Zaia, io vorrei che venisse a calcolare solamente qua in questa zona che danno c'è e che danno provoca quest'opera prima di parlare di benefici. Inevitabile dopo gli ultimi scandali che hanno coinvolto anche la regione non tirare in ballo i diretti interessati. Chisso su un'intervista ha proprio detto: la Pedemontana è stata fatta di persone oneste, allora a chi dobbiamo credere noi? Avete qualche idea voi proprio per quanto riguarda gli indennizi, che sembra ci sia il caos più totale in mezzo? Io dico, soldi non ce ne sono, basta. Già, gli indennizi, una presa in giro, dichiarano gli espropriati. Non abbiamo ancora la sicurezza dei soldi che vogliono darci. A me mi espropriano, adesso le porto un esempio, del pezzo di terra dietro qui c'è un fabbricato agricolo, sono 1500 metri. Abbiamo a 20 metri dal fabbricato agricolo e a 40 dalle abitazioni. Cioè non so se si può vivere in questa maniera. Mi hanno notificato 12.600 euro. Questi sono dei sacrifici in una vita. Loro cosa vogliono farmi? Mi pagano in questa maniera dei sacrifici fatti da una vita dei miei genitori. Non accettiamo questo qua. E alle problematiche sollevate dagli espropriati della Pedemontana nel Bassanese è dedicato il nostro TG Linea Aperta di questa settimana. Pedemontana, è giusto entrare nelle proprietà senza accordi? Come sempre potete inviare un sms, un fax o una mail agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. E prosegue intanto la battaglia per salvare il Tribunale di Bassano. Oggi il sindaco di Bassano, Riccardo Poletto, si è recato a Roma dove ha incontrato il vice segretario nazionale del Partito Democratico, Deborah Serracchiani. Operazione Salva Tribunale. La prima trasferta ufficiale del neo sindaco di Bassano del Grappa, Riccardo Poletto, è a Roma, nella sede nazionale del Partito Democratico, a capo di una delegazione che comprendeva il presidente dell'Ordine degli Avvocati Bassanesi Francesco Savio, gli avvocati Pozzoboni Alessio e i senatori Santini e Filippin. Poletto ha incontrato la vice segretaria del PD, Deborah Serracchiani. La delegazione bassanese ha contestato le conclusioni della commissione di monitoraggio che ha promosso la riforma di geografia giudiziaria che cancella il Tribunale di Bassano. Io credo che ci sia un lumicino, nel senso che l'impegno è stato quello di presentare queste controriduzioni al Ministro, responsabile di giustizia, però non c'è stato detto ancora o un sì o un no. Noi abbiamo chiesto con forza o un sì o un no quanto prima e contestualmente abbiamo fatto anche una lettera firmata da tutti di un incontro immediato con il Ministro Orlando, cui poter parlare direttamente.
Anche perché i tempi sono strettissimi, bisogna muoversi entro settembre. In realtà addirittura entro fine giugno, primi di luglio, perché i decreti correttivi o partono adesso con l'iter parlamentare e poi si potranno concludere entro il 13 settembre, altrimenti non ci sono i tempi tecnici. Assieme a Bassano c'erano anche i rappresentanti del coordinamento dei sei tribunali da salvare, per la cui sopravvivenza si era dichiarato favorevole, prima di essere nominato guardasigilli, l'attuale ministro della giustizia Andrea Orlando. Il ministro Orlando si era espresso favorevolmente rispetto ai sei da salvare. Ora bisogna capire quanti margini ci sono ancora per il salvataggio di questi sei, o se invece non sia più conveniente, come riteniamo anche noi, come comitato di Bassano, di puntare sul tribunale della Pedemontana. E proprio sulla nuova strategia per salvare la giustizia a Bassano, la fondazione di un tribunale della Pedemontana Veneta tornerà a riunirsi lunedì mattina nella sede del municipio, il comitato per il tribunale. I tempi oramai sono strettissimi e non c'è più un minuto da perdere. Parliamo ora dell'inchiesta Mose. L'ex presidente della regione Giancarlo Galan sarà ascoltato il 25 giugno dalla giunta delle autorizzazioni della Camera. Oggi sulla vicenda è intervenuta l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. Assessore, è stata una brutta tegola anche per Forza Italia la vicenda che coinvolge Galan e l'assessore Chisso. È stato un brutto episodio, ma ne esce un quadro ancora più devastante, perché qui si tratta di un sistema che sembra marcio dalle radici e tutto. Molti si chiedono, lei è un autorevole esponente di questa giunta come lo è stato della precedente, non ci si era accorti di niente? Ma guardi, no, ma devo dire che in questo caso, cioè sul Mose, nessun atto è passato dalla giunta regionale del Veneto. Il Mose è un'opera di interesse nazionale e che ha avuto i suoi atti formali tutti fuori dalla regione del Veneto, quindi proprio sul Mose non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di intervenire in alcun modo. Lei ha delle origini politiche diverse rispetto a quelle di Giancarlo Galan. Il matrimonio che aveva fatto nascere il PDL era stato troppo affrettato. È stata una forzatura, però era piaciuto all'elettorato. Con il Popolo della Libertà noi prendemmo il massimo dei voti come coalizione, come partito e come coalizione di centrodestra. L'anno prossimo ci saranno le nuove elezioni regionali. Quanto peseranno queste vicende anche per la sua coalizione? Per diversi elettori oramai i politici sono tutti uguali, tutti corrotti. Dovremmo dimostrare coi fatti che non tutti i politici sono uguali. E purtroppo questa vicenda dà un quadro drammatico, perché è per tutto marcio, cosa che non è. Noi dimostreremo con il governo Zaia di aver ben fatto, di aver governato con oculatezza, di aver tenuto al centro la persona, l'impresa, il mondo del lavoro. E continuiamo a parlare della Metalba, oggi l'assemblea dei lavoratori per capire le sorti dell'azienda il giorno dopo le dimissioni della CDA. Ma l'incontro di stamattina per i dipendenti è stato disastroso per loro, nessuna certezza. Noi siamo stanchi, comunque l'unica cosa che ci rimane è stare in cassa integrazione e vedere cosa fanno, perché un lavoro fuori di qua non c'è. È dura per tutti. Ennesima assemblea dei lavoratori Metalba di Bassano il giorno dopo la notizia delle dimissioni del CDA, neanche un mese dalla nomina, ma tra i dipendenti dell'azienda dominano sconforto e incertezza sul futuro della ditta. Loro, i lavoratori, i rappresentanti sindacali, oggi speravano di aver chiarimenti. E da questa assemblea cosa è emerso? Che ci hanno preso in giro fino adesso e non c'è una soluzione. Non c'è niente di chiaro. Abbiamo dato il massimo tutti e questo è quello che sta succedendo, però sono loro che bisogna che si danno da fare, non noi, perché la gente è venuta qua da lunedì a lavorare gratis. È da quasi un anno che andiamo avanti, e qua non c'è niente di sicuro, assemblee, incontri, ma niente, alla fine non ci dicono niente. Non è cambiato niente? No, nel modo più assoluto, sì, in peggio, da come era prima. E quindi adesso cosa succede per voi? Non lo so, guardi. Dobbiamo aspettare la riunione del 26 con il Ministero giù a Roma. E intanto voi siete qua a far cosa? A lavorare, magari a gratis. L'unica cosa che sappiamo è che il 26 ci sarà l'assemblea dei soci per ratificare le dimissioni del CDA, il 26 c'è anche la convocazione del Ministero dello Sviluppo Economico per fare il punto della situazione e da qui al 26 abbiamo deciso di non riprendere lo sciopero, ma di completare il lavoro che c'è in azienda da fare. E c'è chi rivolge direttamente un appello alle banche. Renzi ieri ha fatto un appello, ha svegliato le banche perché aiutino le imprese. Anche voi dovete aiutare la Metalba a uscire da questa crisi, perché altrimenti non ce la facciamo più.
Parliamo ora di politica cittadina. Entro venerdì dovrebbero arrivare le nomine degli assessori che comporranno la giunta Poletto. La maggioranza che sostiene il sindaco continua a mantenere il riserbo su consultazioni che durano ormai da quasi 2 settimane. Conto alla rovescia per la nomina della giunta Poletto. Causa il viaggio del sindaco nella capitale, a perorare il salvataggio del tribunale, le nomine sono slittate a venerdì. Nel toto assessori di questi giorni si è detto e scritto tutto il contrario di tutto. La verità è che sulle nomine è calata una cortina di ferro ed è possibile solo fare supposizioni. Ospite della trasmissione Linea Diretta, oggi a Rete Veneta, Giovanni Cunico, il candidato più votato del Partito Democratico, conferma la linea del silenzio. La dovremmo chiamare assessore tra 2 giorni. E cosa le piacerebbe fare nel caso? Io altrettanto classicamente non le risponderò alla domanda, e c'è pochi giorni di pazienza, poi vedremo. Mariano Scottoni, il candidato di Forza Italia che ha raccolto più preferenze, annuncia un'opposizione ferma ma propositiva. Li aspettiamo alla prova dei fatti, ha detto. Sarà un confronto sulle varie idee. C'è sulle una varie visione diversa però della città. Sì, diciamo che noi, secondo me, Balsano deve cercare di ritornare ad essere un grande riferimento per il territorio. Uno dei primi banchi di prova sarà quello della Tasi. Le tasse comunali sono ovviamente un argomento sensibile dopo che l'anno scorso la TARES aveva provocato più di un malumore in città, ma l'attenzione rimane per ora naturalmente tutta sulle nomine del nuovo Consiglio Comunale. Auspico che l'opposizione sia incalzante. Cioè, sì, incalzante, ma insomma che le proposte positive, buone vanno discusse, ma assolutamente. Chiedete alla presidenza del Consiglio Comunale come posizione. Io non chiedo mai niente, per carattere, per natura. È mussolente l'ex sindaco Mario Zanchetta, ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Sarà sostituito da Mario Bianchi, primo dei non eletti. Per 2 volte primo cittadino del comune di Mussolente, per il quale ha anche ricoperto la carica di assessore ai lavori pubblici. Alle ultime amministrative Zanchetta aveva raccolto il 28,57% dei voti e l'attuale sindaco Cristiano Montagnera il 50,98%. Siamo ora alla cronaca. Furto nella notte alla sala giochi Atlantica di via Gaidola a Donà di Fonte. Ignoti hanno scassinato la porta d'ingresso forzando diverse videolotterie e una macchinetta cambia monete. Il bottino ammonterebbe a circa 6.000 euro. Ed è stato invece denunciato alla procura dei minorenni di Venezia per furto aggravato un sedicenne di origine marocchina residente a Thiene. Lunedì scorso all'alba si era introdotto al bar Portico rubando bottiglie di alcolici. Il bar era dotato di un sistema di videosorveglianza che ha ripreso tutte le fasi del furto. E via questa mattina la prima prova scritta della maturità. Quasi 1.400 gli studenti delle scuole bassanese alle prese tra Quasimodo, Renzo Piano e l'Europa. Ma sentiamo com'è andata. Studenti alle prese con la prima prova scritta dell'esame di maturità. 4 le tipologie di componimento, dall'analisi del testo, Salvatore Quasimodo quest'anno, al saggio breve suddiviso in più ambiti, il tema storico e di ordine generale. Un'impresa per i maturandi che però hanno affrontato a testa alta questa prima prova. Non erano tracce difficili perché erano anche abbastanza interessanti la maggior parte. E tipo una era sul dono, su come viene visto il dono da noi. Nella società di oggi, cose così, però io ne ho scelto una perché parlava di robot. Bene dai, speravo un po' meglio, tracce un po' difficili, incomprensibili alcune, però... Quale hai scelto? Ho scelto le tecnologie pervasive, che devo ancora capire cosa voglia dire, però ho cercato di fare il possibile, dai. Che tema hai scelto? Tema storico, argomento storico, sull'Europa. Ho fatto la traccia D che parlava della differenza tra città e periferia, e penso tutto sommato di aver fatto un buon lavoro. E domani aspetta la seconda prova scritta? Di economia e speriamo vada bene, solo questo. E poi lunedì? E lunedì terza prova, sì, è quello il problema che mi agita, ecco. Vi sentite pronte per domani? Sì, per domani sì, è per lunedì che bisogna vedere però. Domani il secondo scritto e abbiamo sentito i ragazzi lunedì lo spauracchio del quizzone. Studenti, ma non solo in apprensione, forse più di loro ci sono le mamme. È da stamattina che sono già 2 o 3 giorni che sono in ansia, quindi dai, speriamo bene che se la cavino bene, naturalmente. In bocca al lupo a tutti. I studenti protagonisti anche nel prossimo servizio dall'Istituto IREGEM di Rosà a Londra. Per perfezionare l'inglese, ma non solo.
giovani alla scoperta di nuove esperienze grazie a un'iniziativa promossa dall'Istituto di Formazione IRIGEM di Rosà. Sono partiti per Londra domenica, torneranno a fine giugno 30 studenti dell'Istituto Rosatese che hanno concluso il percorso triennale di lezioni. I ragazzi, diplomati operatore grafico multimediale e operatore elettronico a indirizzo informatico e telecomunicazioni, saranno impegnati in corsi di perfezionamento dell'inglese, la lingua del futuro. Proprio su questo ha focalizzato l'attenzione l'IRIGEM, riuscendo a sviluppare un piano didattico tale da meritare l'accesso al progetto finanziato dalla Regione Veneto, che offre loro gratuitamente un'importante opportunità. Move for the Future, il titolo dell'iniziativa supportata dall'IRIGEM come riconoscimento all'impegno profuso dei ragazzi, mirata sia allo studio ma soprattutto all'approccio a una realtà diversa da quella vissuta sino ad oggi tra casa e scuola. Accompagnati da due docenti d'inglese del partner dell'IRIGEM Centro Produttività del Veneto, i giovani stanno quindi vivendo la City a 360 gradi, tra college con certificazione dei corsi sostenuti, musei, visite in aziende, interfacciandosi con i coetanei d'oltremanica. Per tutta la giornata musica non stop sul Ponte degli Alpini di Bassano con la doppia maratona pianistica. Metti un ponte, simbolo di una città, due pianoforti, 200 musicisti dai 6 ai 23 anni degli istituti musicali del Veneto e musica non stop dalle 10 alle 23. È la maratona pianistica sul Ponte degli Alpini di Bassano che ha catturato l'attenzione di tante persone, turisti e bassanesi di passaggio, stregati dalla magia delle note nel suggestivo salotto sul fiume Brenta. Tanti bambini, tanti giovani. Sì, perché poi qui ci sono anche bambini di 10-11 anni che suoneranno, quindi ne sento anche di bravissimi, bella iniziativa. Bellissime. Tanti giovani, vero, coinvolti? Se ne sono coinvolti loro, rimango bene, una bella iniziativa. Se l'aspettava una cosa del genere? No, però qui a Bassano bisogna ammetterlo, non è una novità, queste iniziative si ricorrono ogni anno. Insomma, un ponte che si trasforma davvero in un salotto di musica. No, è troppo bello, siamo venuti anche l'anno scorso, è un'iniziativa stupenda veramente. È un'iniziativa degna di una bella città. Io sono onorato di essere bassanese. E soprattutto coinvolgendo tanti giovani, giovanissimi. Soprattutto quello, coinvolgere proprio i giovani ad amare la propria città e a fare queste iniziative proprio per dare un lustro. Paura stamattina a Curtarolo per una fuga di gas in via Piave nella zona industriale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici dell'azienda del gas e i vigili del fuoco. Evacuati alcuni capannoni, l'intera area è stata recintata. Siamo alla politica e l'economia viste con l'occhio dei veneti questa sera a Focus, in studio con il nostro direttore Luigi Baccialli. A partire dalle 21.05 ci saranno Daniele Stival, Renato Boraso, Riccardo Poletto, Roberto Marcato, Fabio Bui e Gianpietro Favero, Lino Pavan. E come al solito attendiamo numerosi i vostri sms durante la serata. E prima di lasciarvi vi lascio sempre al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Ossario di Bassano. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci! Bondioli Ettore, Bonduca Amedeo, Bonetto Ernesto, Bonetto Nicolò, Bonfanti Angelo, Bonfanti Giovanni, Bonfanti Luigi, Bonfanti Mario, Bonfanti Paolo, Bonfiglio Salvatore, Buongiorno Giovanni, Boni Angelo, Boni Luigi,